costume, della ricchezza, del tutto facile, dell'abbondanza, del miracolo economico, del tutto bene. Il boom. Mi presti 3 milioni? E chi ce l'ha? Ci sei cascato, eh? Il boom è il film dei nostri giorni. È la storia dei nostri desideri e delle nostre speranze. La realtà come la vorremmo e come invece spesso non è. Le dispiacerebbe concedervi una proroga di un mese? No. Sono le 9.46, buongiorno, benvenuti a Coffee Break. Ivo May ha rispolverato questo vecchio film di Alberto Sordi per parlare della ricchezza che c'è, che non c'è, e noi abbiamo deciso di applicare questo, di adattare diciamo questo spezzone alla puntata di oggi, che come vedete si intitola Diritti e Doveri, perché chi ha sentito ieri una parte del videomessaggio del Presidente del Consiglio Renzi, che parlava dopo la pubblicazione dei dati Istat sull'occupazione, si è sentito dire che non siamo ancora maglia rosa in Europa, anzi, ahimè, parecchio ci manca, ma che quello è l'obiettivo, che bisogna andare avanti e che sicuramente servono le riforme per farlo e che quindi bisogna darsi una mossa. Ma le riforme sono tante. C'è la riforma del Senato, c'è la riforma del lavoro, ci sono anche le riforme che riguardano i diritti civili. Noi è di questo che vogliamo parlare oggi, perché oggi in Commissione Giustizia al Senato si ricomincia a discutere delle unioni civili per omosessuali, che è qualche cosa che qualcuno potrebbe liquidare come non prioritario, con il quale non si mangia, ma che invece, fra l'altro, insomma, secondo studi anche abbastanza accreditati, non solo avrebbe un impatto economico importante, ma è una questione di civiltà che serve a far progredire il nostro paese. È davvero così? Ci arriveremo e come ci arriveremo? Per parlarne abbiamo invitato l'onorevole Micaela Campana del Partito Democratico, buongiorno e benvenuta, che è in Commissione Giustizia. Accanto a lei invece Francesco Paolo Sisto, buongiorno. L'onorevole Francesco Paolo Sisto di Forza Italia, buongiorno e benvenuto. Vedete invece seduto vicino a me il senatore del Movimento 5 Stelle Alberto Airola. Stiamo aspettando Paola Binetti, che eccola, la vedo che entra in studio in questo momento. Prego, prego, venga. Grazie, scusate del ritardo. Ben arrivata, di deputata della Commissione Accoglienza e del Nuovo Centrodestra, Area Popolare, Nuovo Centrodestra. Qual è lo stato dell'arte in questo momento? Lo chiedo a Micaela Campana perché da oggi si ricomincia e ci sono state discussioni comunque ancora durante l'estate, nelle quali è sembrato che il Partito Democratico, che era arrivato fino a un certo punto nella diciamo, organizzazione di questa legge, ha cominciato a fare qualche passo indietro dicendo beh, forse possiamo rivedere qualche articolo, possiamo, perché le condizioni per approvarlo con l'alleato di governo non ci sono. Ma in realtà noi la prima cosa porteremo a casa questa legge, e la porteremo a casa entro il 2015, come ha detto il segretario Matteo Renzi, e siamo in un colpevole ritardo. Arriviamo 20 anni dopo una discussione che in altri paesi d'Europa e del mondo è stata fatta diversi decenni fa, e io penso che anche il centrosinistra non è esule da errori nel suo passato. Oggi noi non possiamo più permettercelo, non tanto perché ce lo chiede l'Europa, siamo in 4-5 paesi a non aver ancora legiferato in questo tema, ma perché penso che è nel DNA del Partito Democratico, che vuole davvero costruire un'architrave sociale nuova di questo paese, non avere al centro, anche il tema dell'allargamento della platea dei diritti. Noi stiamo dicendo che persone italiane che vivono, lavorano e che non sono tutti così ricchi come Dolce & Gabbana, come qualcuno pensa, e che hanno esattamente gli stessi problemi di tantissimi altri italiani sulle questioni della povertà, della disoccupazione, fino adesso non hanno goduto, non hanno visto riconosciuto nessuno dei propri diritti di coppia, e quindi a poter accedere
all'idea di poter vivere insieme, di poter avere tanti diritti ma anche tanti doveri, e quindi questo è un vulnus democratico che deve essere coperto, e questo noi lo dobbiamo fare attraverso questa legge. E noi non abbiamo un tema di tenere dentro l'alleanza di governo, lo dico perché altrimenti non avremmo votato neanche il testo base, che è stato votato con una maggioranza diversa. Non è una discussione degli ultimi giorni quella della modifica del testo, perché come il senatore sa il testo è stato già modificato. Da sempre abbiamo detto che noi siamo disposti a discutere con tutti nel merito della proposta di legge per migliorarla. La cosa a cui non siamo disposti, da una parte è l'ostruzionismo e dall'altra è quella di cedere sul tema dei diritti. Noi non siamo disposti, sulla pelle degli italiani e sulla pelle delle persone, a cedere sul tema dei diritti civili e sociali che sono contenuti in questa legge. L'unica cosa positiva di arrivare ultimi in Europa è quella di fare una buona legge. Se dovessimo fare una legge cattiva o una legge inutile sarebbe davvero un peccato per la politica, e io penso che questo peccato noi non possiamo permettercelo. E soprattutto fare una buona legge significa fare una legge anche migliorativa rispetto a quello degli altri nostri partner europei. Noi da sempre abbiamo detto che il modello a cui ci riferiamo non è quello del matrimonio, ma è quello delle unioni civili a modello tedesco. Abbiamo migliorato quella legge tedesca, che tra l'altro è stata modificata dagli stessi tedeschi nel corso degli anni, dal 2001 in poi. Abbiamo recepito le sentenze famose che dicono che due persone dello stesso sesso costituiscono una formazione sociale e non possono essere discriminate né sul piano fiscale, né sul piano previdenziale, né sul piano dell'accesso alla genitorialità. Quindi questa è una buona legge, noi siamo disposti a discutere con tutti, anche per migliorare, ma la cosa su cui, ripeto, non siamo disposti a cedere di un millimetro è il tema del cuore di questa legge, che è quella dei diritti sociali e civili che sono contenuti in quella legge, e sul tema appunto dell'allargamento della platea dei diritti. Mi hanno appena consegnato un'agenzia che è stata battuta adesso, perché sta parlando anche Matteo Renzi, Presidente del Consiglio, proprio su questo argomento. Ha rilasciato un'intervista e ha detto: le unioni civili dobbiamo fare velocemente, entro settembre le riforme, poi chiudere entro le prime settimane di ottobre. Un patto di civiltà e non rinunciamo. Quindi sì, si ascolta tutti, ma a un certo punto bisogna fare una sintesi e mettere un punto. Ripeto, noi abbiamo già votato un testo, ecco. L'abbiamo votato fuori dai confini della maggioranza. Io sono convinta che il tema non è quello di tenere la maggioranza di governo, è quello di far votare questa legge, perché questa è una legge che serve a tutti gli italiani. Okay. E quindi più forze politiche la sostengono, meglio questo è. Questo è chiarissimo. E quindi e questa è la discussione, ma quello che non siamo disposti a questo a è chiarissimo. Mediazione di basso. Mentre lei parlava io vedevo una sorta di, non disappunto, però insomma il gesto della mano di Paola Binetti mostrava come ci fosse però un vulnus, e al tempo stesso noi abbiamo invitato il senatore Rola perché il Movimento 5 Stelle ha invece pubblicamente dichiarato che appoggia questa legge ma non intende votarla se verranno cambiate, cioè vi va bene così com'è, quindi voi avete bisogno per allargare la platea se non c'è il nuovo centrodestra, poi vedremo anche la posizione di Forza Italia che è ancora più variegata, del Movimento 5 Stelle, ma se cambiate troppo il Movimento 5 non Stelle non vi appoggia. Ma perché... E qual è il vostro troppo? Cioè fin dove si arriva? Ma il troppo è che hanno stabilito, cioè, quali sono i punti che non i cittadini possono... e l'associazione, cioè sicuramente dare una legge che non dà dei riconoscimenti reali di diritti a queste coppie, tra l'altro si parla di coppie omosessuali ma anche di coppie di fatto eterosessuali, quindi insomma nel capitolo 2. A gruppi che esistono, cioè questi nuclei familiari esistono nella società, non è che da domani arriveranno milioni di coppie omosessuali o milioni di coppie di fatto si sposeranno di colpo, eccetera eccetera, sono quei diritti che hanno un po' le altre coppie italiane, quindi sono la reversibilità della pensione, sono la possibilità di seguire il compagno durante, che so, una malattia, o la compagna durante una malattia, eccetera eccetera, sono la famosa step child adoption, che non sono adozioni ex novo, perché il problema è che sui diritti civili da anni si fa terrorismo e lo si fa per nascondere altri provvedimenti che hanno distrutto veramente il tessuto sociale e le famiglie, ne parleremo se volete. Esatto, ci arriviamo, lei diceva la step child adoption è semplicemente il riconoscimento di un figlio già esistente nella coppia.
semplicemente. Quindi vogliamo creare degli orfani? No, vogliamo riconoscere che ci sono coppie omosessuali che hanno, all'interno della coppia ci sono già dei figli, e viene riconosciuto il titolo di genitorialità rispetto ai legami affettivi che già questi bambini hanno con questi genitori. Ok, quindi questi sono i punti che voi non potete... Se, esatto, se si andasse sotto quello è evidente che... Questi non si cambiano, lo dico subito, così togliamo... Però sono proprio i punti. Sono esattamente i punti su cui noi non siamo assolutamente d'accordo. Esatto, su cui il nuovo centrodestra non è d'accordo. Fare una premessa che mi sembra abbastanza importante. La famosa sentenza della consulta diceva che bisognava riconoscere diritti, ma che questo non supponeva riconoscere uno status matrimoniale o simil matrimoniale. Di fatto la legge comincia dall'articolo 1 al comma 6, quando parla della possibilità di prendere il cognome dell'altra persona, dice anche nel caso di stato vedovile, quindi utilizza un linguaggio che poi ripercorre quando vede per esempio tutte le condizioni che ostano alla possibilità di formare un'unione civile, sono le stesse, i riferimenti sono tutti al codice civile, esattamente agli articoli che riguardano il matrimonio. Però, scusi, onorevole Minetti, io sono sicura che lei non ne fa solo una questione semantica, giusto? No. Lei ne fa una questione di sostanza. Certo, che cosa esattamente le dà fastidio del fatto che per esempio uno possa prendere o meno il cognome dell'altro? No, niente. Nessun fastidio su questo, nel senso che noi poi con la legge dei cognomi abbiamo reso così, come dire, fluida la possibilità. Io lo posso prendere, lo posso lasciare, il mio primo figlio può avere un cognome, il secondo ne può avere un altro, tutti e due possono rinunciare al loro cognome, scegliersene un terzo. Quindi noi abbiamo già fluidificato questa cosa. La sostanza è un'altra. La sostanza è riconoscere che nella relazione che contraddistingue il matrimonio, ed è per questo anche che noi abbiamo, per dire... ha avuto notevoli resistenze alla famosa legge sul divorzio breve, e abbiamo fatto una campagna che andava tutta in un'altra direzione, che è quella di avere dei rapporti solidi, continuativi, che garantiscano nel tempo le relazioni e che in qualche modo costituiscano un elemento di sicurezza sia per quanto riguarda i figli, sia per quanto riguarda la stessa operazione della pensione di reversibilità. Ma per venire alla child adoption, che è una delle cose sulle quali noi abbiamo la maggiore perplessità, ma insomma direi che la perplessità... Quindi sulla pensione di reversibilità si può trattare, ci sta dicendo? Secondo me no, ma adesso le spiego anche per quale ragione. Allora, in ogni caso, il problema è che un bambino che nasce da una coppia omosessuale, sappiamo tutti che a monte... Perché non si tratta questo, no. Di un'adozione speciale di un bambino già nato. Un'adozione speciale di un bambino già nato nel quale... È un po' difficile. Andiamo con ordine, perché questa è una materia delicata. Ecco, allora, intanto il senatore Aula parlava di regolare l'esistente, cioè di un bimbo già nato. Okay. Il bimbo già nato, per esempio, che in molti casi non può che essere nato da una sorta di utero in affitto, perché non c'è un'alternativa. Nelle coppie lesbiche nelle coppie lesbiche... Ma anche in coppie che erano eterosessuali, nel corso della vita decidono. Sicuramente la possibilità c'è. Bravo, ma in questi casi quel bambino una madre e un padre ce l'ha. La coppia eterosessuale che in qualche modo mette al mondo un figlio, poi nella sua vita scopre che il proprio orientamento sessuale quindi è di lei tipo omosessuale. Quindi lei mi sta dicendo che poi se uno dei due genitori biologici muore, l'altra persona decide nella un'unione civile, per così carità, va bene. Per carità, si possono fare tutte le ipotesi drammatiche, quindi che questa persona... nata da una coppia eterosessuale, poi si sono divisi perché uno dei due ha scoperto di avere un orientamento sessuale omosessuale, per di più l'altro pure muore. Cioè, vuol dire, tutto può succedere nella vita, ma diciamo che è una serie di congiunture abbastanza complesse. Io preferisco pensare che un bambino alla nascita ha necessariamente una madre o un padre, necessariamente, perché non c'è possibilità nemmeno di avere un concepimento senza avere, se non lo vuoi chiamare madre e padre, li chiamiamo genitori biologici, come vogliamo, ma questo bambino ha una madre o un padre. Quando io voglio in questo modo, attraverso, pensiamo all'operazione utero in affitto, questo bambino nell'esperienza iniziale della sua vita si passa 9 mesi con una donna che non può che affezionarsi a lui. Perché se per caso non si affezionasse... Prima dell'utero in affitto, mi dice invece il caso molto più semplice di una coppia lesbica. Aspetti, delle due donne, però mi faccia seguire attraverso il sistema che preferisce, casuale o in una clinica, concepisce un figlio, perché l'altra non può essere considerata genitore adottivo uguale?
Perché può essere così? Prima di parlare, perché l'utero in affitto è una questione ancora più complicata. Esatto, che non c'è in questa legge. Che non c'è, no, è vietato in Italia. Non c'è in Italia. Però, andiamo diciamo per ordine. Andiamo per ordine. Non c'è in Italia. Certamente, lo so bene. E allora, noi insistiamo. Che legge non no, però signori, non ritorniamo su questo. Altrimenti andiamo noi non avremmo la posizione. Scusa, cosa volete dire? Un avvocato a Paola Mietti, sono qua anche per questo, se vuole. Ma scusate, che cosa vuol dire allora? Che tutti quelli che oggi hanno già avuto un figlio saranno regolarizzati e quelli che oggi non l'hanno avuto mai più nella vita l'avranno? È evidente che voi stessi che fate una campagna per i diritti e doveri non potete immaginare che una coppia omosessuale maschile che oggi ha un figlio, questo in qualche modo riesce a farlo adottare all'altro, ma siccome questo regolarizza solo l'esistente, voi state dicendo che nessun altro mai potrà averlo un figlio. Quindi cosa ne facciamo di questi bambini? Li portiamo in un istituto? No, gli diciamo al papà e alla mamma che lei, non sono suo papà o sua mamma, lei lo prende per lei mano, non fraintende quello che sto dicendo istituto, io. Scusate, lei non fraintende quello che sto dicendo io. Lei sta dicendo una cosa diversa da quella che ho detto io. Perché gli ho detto, questo significa che solo i genitori che oggi avranno un figlio potranno chiedere questo. Quelli che oggi non lo avranno, in realtà, non lo avranno mai. L'onorevole Binetti sta allargando il piano dei diritti, cioè, perché dice tutti hanno diritto, non solo gli esistenti, sì, anche i futuri. In questo modo non ha queste condizioni. No, no, certo, però è però, paradossale quello che... Continuiamo a parlare, quando si parla di unioni civili, di una cosa che non c'è, perché non è... Allora, l'utero in affitto in Italia non è possibile e questa legge non lo introduce, sì, perché è vietato. Sia onesta però anche lei. Volevo sentire, onorevole Sisto, l'ho visto che approfitto del suo ruolo di avvocato. Allora, stiamo parlando... Allora, l'utero in affitto, visto che è comunque la cosa che... Gestazione per altri. O gestazione per altri. Sì, ma è un modo... Mothers, come si chiama. Maternità surrogata. È qualche cosa che è illegale in Italia e che... Vietato. Come sappiamo esiste in tantissimi altri paesi. Io ieri sono andata a guardarmi per esempio le cifre di quanto costa negli Stati Uniti una maternità surrogata. Alla donna arrivano dai 25.000 ai 30.000 dollari, la coppia poi può pagare dai 40 ai 120.000 dollari per avere un bambino. In Ucraina si spende molto di meno, alle donne vengono dati sui 10.000 dollari, la famiglia ne spende circa 20-40.000. Si tratta di una pratica illegale che viene utilizzata soprattutto da coppie eterosessuali. Ve lo segnalo perché sono soprattutto le coppie eterosessuali dall'Italia che vanno all'estero per avere figli. Nel 1987 scrissi un articolo, uno dei primi in materia, sul diritto di famiglia delle persone. Il titolo era, parafrasando un po' anche l'espressione latina, mater non semper certa est, perché il caso era un'alterazione di stato di chi, avendo avuto un figlio da un utero in affitto, andasse a dichiarare quel figlio come non della madre che aveva donato la cellula, ma della madre che aveva partorito. Allora il punto era se vi fosse reato, io sono un penalista, in questo tipo di dichiarazione. Quindi il problema è antico e si pone, e secondo me giustamente è vietato nel nostro paese, che comporta un mercato che è soltanto indegno dal punto di vista dello scambio fra la maternità, diciamo, genetica e la maternità partoriente. Il nostro codice di procedura civile liquida, perché all'epoca ovviamente non si poteva conoscere, con una madre partoriente, ma questo provoca. Quindi mi sembra che da questo punto di vista non ci debbano essere equivoci, che qualsiasi normativa si voglia, diciamo così, emanare debba evitare assolutamente il rischio di un aggiramento di questo divieto. Ma quindi, detto questo, una coppia, non importa se è etero o gay, che avesse un figlio con la maternità surrogata, l'utero in affitto, potrebbe verosimilmente pensare che quel bambino gli dovrebbe essere tolto. Ma io ne faccio un problema più di fondo, cioè non dovrebbe essere proprio consentito. No, ma siccome è vietato rubare, ma la gente ruba, ma è vietato, i reati si commettono. Ma non credo che si possa orientare una norma così delicata, come parliamoci chiaro, l'affetto va tutelato. Cioè è inutile poter pensare al dire che ci sono due affetti diversi, cioè l'affetto etero e l'affetto omo. Sono due affetti che vanno tutelati. Comunque va preso atto che il nostro paese da questo punto di vista è indietro, quindi è necessario certamente intervenire sul punto. E vano sarebbe dire che si tratta di una cosa diversa dal punto di vista affettivo e dei rapporti personali. C'è però un elemento che non può essere ignorato e che è l'articolo 29 della Costituzione. Cioè qui dobbiamo stare molto attenti. Noi dimentichiamo, in virtù di un modernismo-ismo, che noi abbiamo una struttura portante, che è la nostra Costituzione. L'articolo 29
chiaramente identifica la famiglia come una famiglia eterosessuale. Su questo purtroppo non c'è dubbio, dico purtroppo nel senso che il Parlamento non può far finta che l'articolo 29 non esista. Ma questo che significa? Che non vanno tutelati i diritti? No, i diritti vanno tutelati ed è indispensabile che siano tutelati. La cosa che va evitata è che in nome di un adeguamento a normative europee si possa travolgere la Costituzione. Questo non è consentito. Cioè ritenere che la famiglia omosessuale sia uguale alla famiglia eterosessuale costituzionalmente. Modifichiamo l'articolo 29 e chapeau. Possiamo fare tutto quello che noi vogliamo, ma finché l'articolo 29 esiste, è evidente che si possono tutelare i diritti, non si può ritenere che quella famiglia che questa normativa vuole tutelare sia una famiglia. Si tratta di unioni civili che hanno diritto ad una tutela, ma che mai, costituzionalmente interpretando in modo letterale l'articolo 29, potranno essere una famiglia uguale a quella tutelata dall'articolo 29. Benissimo. La domanda che avevo fatto all'inizio però ancora è senza una risposta. Perché... Detto questo, come le agenzie che leggiamo quotidianamente confermano, questo è un problema etico, è un problema divisivo, è un problema che vede il nuovo centrodestra arroccato in una posizione antigovernativa, quindi provoca all'interno del governo una grossa spaccatura, posizione anche lo stesso Fioroni, di Giovanardi, della collega Binetti, di Sacconi, cioè si tratta di posizioni molto rigide che lasciano pensare ad una forte... Io direi molto chiare, molto ferme, molto determinate. Sì, ma su tre punti, che su cui io credo sia importante soffermarsi, andare nel merito. La mancata giusta parificazione fra famiglia e unioni civili, il problema della reversibilità, che è un problema importante, perché qui, parliamoci chiaro, sono centinaia di milioni di euro. No, scusate. Sono 22,5. Scusate, non lo dico io, lo dice... Ha corretto il tiro la ragioneria dello Stato. Ma è la relazione tecnica, decine di milioni di euro. Ma io non sto dicendo che questo è un elemento ostativo, bisogna valutarlo e non sorridere, perché noi abbiamo problemi economici enormi in questo paese e non possiamo scegliere volta per volta le priorità a seconda delle indicazioni culturali, ma a seconda del bisogno. Io penso che privilegiare il bisogno in questo momento nel nostro paese sia indispensabile. Questo è un argomento che deve far riflettere. La domanda è, perché poi vorrei sentire anche il senatore Rola, il bisogno indispensabile, chi le dice che una coppia gay che sta in difficoltà economiche non abbia esattamente lo stesso diritto, lo stesso bisogno di una coppia vorrei etero? Vorrei chiarire no? che il mio non è affatto un no. Il mio è la necessità di non sottovalutare problemi economici che in altri frangenti di maggiore forse emergenza e necessità vengono invece posti sul tavolo come ostativi. Sì, ma per quella coppia indigente allora, sono uguali. La tutela, quindi dicevo, le unioni civili, il problema della reversibilità e il problema delle adozioni. Anche la parola adozione a me non piace, perché, e su questo sono d'accordo con Paola Binetti, non è un problema semantico, ma bisogna avere le idee molto chiare. Stiamo tutelando dei diritti e non stiamo tutelando una famiglia, perché se noi non siamo chiari su questo punto, cioè massima tutela dei diritti, la reversibilità magari modulata in modo che non sia incisiva sul bilancio dello Stato più di quanto oggi non appare incisiva, noi possiamo, la dobbiamo certamente realizzare questa normativa. Forza Italia è su questa posizione, cioè una posizione di rigore costituzionale, cioè una legge costituzionalmente orientata che eviti l'equivoco, perché poi qui così funziona. Se un diritto diventa un diritto sia pur sotto mentite spoglie di rango costituzionale, poi ha diritto di essere considerato costituzionale. Infatti quando si dice diritti e doveri, io direi diritti e rovesci, cioè attenzione al fatto che la finta tutela di un diritto non costituzionale poi lo erga o lo faccia ritenere tale. Quindi l'ho fatta parlare per ultimo, ma le ho dato molto più spazio. Le vorrei risentire i nostri ospiti a partire dal senatore Rola. Ma allora, intanto qui si parla di crisi appunto del tessuto sociale e delle famiglie, e ripeto, questa storia della reversibilità della pensione è una storia assurda, usata strumentalmente. Primo, perché sono pochi soldi. Secondo, perché sono soldi che i contribuenti hanno già versato. Quindi, terzo, se tutte le coppie di fatto domani, anche eterosessuali, domani si sposano, telefoniamo a voi per sapere, o alla ragioneria di Stato, se posso sposarmi perché per avere un diritto che... No? Quindi è assurda questa valutazione. Ma, scusi, sono strumenti la legge, che sai sono il valore della ragioneria di Stato? Fare pollaio per confondere i cittadini? No, pollaio mai. Però dire che io devo telefonare alla ragioneria di Stato... No, però davvero, magari telefono a Giovanardi e gli chiedo scusa, Giovanardi, posso sposarmi? Perché magari, sai, poi allo Stato costa troppo. Cioè, noi siamo arrivati a questo punto, come il divorzio breve,
eccetera. Si sta parlando di cose che secondo loro distruggerebbero la realtà sociale e il tessuto familiare. Allora, le famiglie in Italia sono 14 milioni, le famiglie non arrivano a fine mese. Serve un'urgenza, reddito di cittadinanza. Questo è occuparsi delle famiglie. I diritti non vanno a ledere i diritti di nessuno, stiamo parlando di poche centinaia di migliaia di italiani. Mentre invece quando si deve parlare veramente di leggi e di tessuto sociale, di leggi che aiutano i cittadini, queste leggi sono state, non sono state mai votate, anzi sono state fatte delle altre leggi, perché la legge Fornero è stata votata da questi signori qua durante Monti, certo. Perché il pareggio di bilancio, che devo pagare prima le banche che investivano nei servizi sociali, l'hanno pagati loro, e oggi ci vengono a parlare del problema di 6 milioni di euro teorici che non aveva detto Tito milioni. Boeri, non lo dico io. Anche poi fare conti su queste sono numeri è difficile, perché la tensione di avversività scatta nel momento in cui uno dei due muore. Esatto. Quindi, cioè, poi non andremo forse neanche in pensione grazie alla legge Fornero. Fossero anche 12 milioni o 20. Ma insomma, dai, parliamo dei soldi invece che potremmo destinare veramente al tessuto sociale, a ricostituirlo. La gente non si divide perché magari la gente non riesce a mettere su famiglia, perché quando fai col job start e vai in banca, il concetto è chiarissimo. Questo abbiamo presentato un disegno di legge, mi risponda una domanda per piacere. Allora, questo concetto è chiarissimo, la questione dei diritti dei soldi è chiarissimo. Io vorrei che lei rispondesse però a un'altra domanda, che era quella che in qualche modo indirettamente poneva l'onorevole Binetti, e cioè lei diceva: potremmo regolare l'esistente, no? Cioè i bimbi. Dobbiamo regolare l'esistente. I bimbi già. È responsabilità del legislatore. Ok, mi fa fare la domanda, la prego. Certo. Potremmo, lei diceva, dovremmo regolare l'esistente, cioè i bimbi che già ci sono. Certo. Ma come sappiamo è vietato rubare, ma la gente ruba, è vietato usare l'utero in affitto, ma la gente continua a farlo, perché questa industria è fiorente. Che cosa pensa che si debba fare in quel caso? Cioè nel caso in cui, una volta approvata la legge, qualcuno se lo fa comunque un figlio in Ucraina, in Tibet o in Bangladesh? Guardi, intanto non lo decido io, lo decidono in genere i giudici dei tribunali, perché spessissimo ci sono numerose sentenze e i giudici ci hanno chiesto di fare delle leggi proprio perché devono andare a supplire una carenza legislativa, e questi giudici lavorano nell'interesse del minore, non nell'interesse della coppia, cari signori. Quindi se esistono delle sentenze di giudici che affidano a coppia omosessuale dei bambini perché nell'interesse del minore rispettare le sue relazioni affettive e non purtroppo creare degli orfani come volete fare voi, allora noi dobbiamo lavorare in questo modo. Ci sarà un problema di legislazione internazionale sul caso dell'utero in affitto. La legge 40 che avete fatto voi sulla fecondazione assistita è incostituzionale. Avete fatto decine di leggi incostituzionali. Ok, la risposta è chiarissima. No, tocca Campana. Buono. Allora, io vorrei fare un po' di chiarezza, altrimenti continuiamo a parlare senza. Immagino che tutti i colleghi presenti abbiano letto il testo di legge, anche se a volte, diciamo, per la propaganda politica si prova a forzare. Allora, tanto per iniziare, questa legge è una legge che si ancora all'articolo 2 della Costituzione, non all'articolo 29. Quindi, rassicuro il mio collega. Ma perché si può dimenticare il 29? Vi prego la cortesia di passo, stiamo per andare in pubblicità. È scritto in premessa, è un istituto originario, quello delle unioni civili, okay. È una formazione sociale tra persone dello stesso sesso che, come recita l'articolo 2 della Costituzione, non è il matrimonio ma è un'unione civile tra persone dello stesso sesso. Esistono già sentenze europee ed italiane che riconoscono già questi diritti di cui noi stiamo parlando. Va bene. Quindi in realtà moltissime coppie dello stesso sesso questi diritti di cui noi stiamo parlando ce li hanno. Perché per via legale, giurisprudenziale già sono stati accolti e riconosciuti giustamente. Quindi serve una legge che copra, diciamo, tutti. Quindi non c'è divisione, non c'è unificazione tra matrimonio e unioni civili, sono due istituti diversi, lo abbiamo detto nell'articolo premissivo, sono due istituti diversi. Secondo, sulla reversibilità, c'è anche qui un tema di uguaglianza e non discriminazione, altrimenti facciamo una legge discriminatoria che viene impugnata dopo 2 minuti e viene resa incostituzionale. Si dice esplicitamente che queste formazioni sociali di persone dello stesso sesso devono avere parità di accesso previdenziale e fiscale. Sulle coperture economiche esistono le relazioni tecniche. La Commissione Giustizia del Senato sta votando perché ha già delle relazioni tecniche fatte dal Ministero delle Finanze e dal Ministero della Giustizia che prevedono delle coperture finanziarie che non sono quelle sbandierate da tanti colleghi del Senato in questi, sì, in questi giorni e in questi mesi, e che dicono che da qui ai prossimi 20 anni, perché bisogna fare la proiezione in 20 anni
evidentemente, a meno che qualcuno non pensi che le unioni civili, persone che consacrano l'unione civile, muoiono tutti lo stesso anno che diventa legge. Ci auguriamo di no, mi pare evidente che non sia così. E quindi, così come il tempo di vita di una coppia è quella di 20, 25 anni, 30 anni, è lo stesso motivo, la proiezione che le relazioni tecniche stanno facendo è così. No, allora, io sono l'ultima, già... No, sull'adozione, sull'adozione. Allora, anche su questo esistono già delle sentenze. Noi non diciamo che c'è l'adozione congiunta, perché altrimenti così faremo una parificazione sul matrimonio. No, ma ci appelliamo all'articolo 44 della legge sulle adozioni, che già prevede le adozioni speciali, e mettiamo al centro l'interesse dei bambini, non solo di quelli già nati, ma anche di quelli che ci saranno. Quindi non sarebbe un'adozione di coppia, lei dice, ma un'adozione speciale, una cosa diversa. Allora, onorevole Binetti, lei ha tutte le carte squadernate sul tavolo. Io ho anche qui un articolo che è uscito ieri sul Libero che intitolava «Le unioni gay costano troppo, a rischio il bilancio dello Stato». Quindi di questa questione, come vedete, si discuteva. Le chiedo però di pazientare due minuti, andiamo in pubblicità e poi ritorniamo da lei, va bene? Alle 10.21 riprendiamo la nostra accesissima discussione sui diritti civili e anche durante la pubblicità qui in studio si è continuato a parlare perché, come potete capire, si vanno a toccare temi importanti, fondanti quasi della nostra identità. In particolare stiamo discutendo dei due nodi fondamentali, al di là di quello che è il cappello su cui poggia questa legge, per cui per l'onorevole Binetti in realtà equipara matrimonio a unioni civili, e che sono la pensione di reversibilità anche per le coppie gay e soprattutto la possibilità di adottare il figlio di uno dei due membri della coppia. Ci spiegava l'onorevole Campana del Partito Democratico che non si tratta di un'adozione classica ma di un'adozione speciale. Anche perché se fosse adozione classica sarebbe matrimonio. Siccome noi abbiamo specificato che è un'adozione speciale, questo già è l'elemento fondativo della divisione tra l'avevamo già, l'unione civile l'abbiamo che stiamo facendo un riassunto, non rintervengo per piacere, i nostri tempi sono contingentati ed era il momento di replicare per l'onorevole Binetti che vedevo che non era però del tutto convinta. Quali sono i punti che lei vede? Noi siamo, l'abbiamo detto e ripetuto molte volte, siamo favorevoli a che si faccia una norma che tuteli tutta una serie di diritti delle coppie omosessuali. Tra questi diritti molti sono già contemplati, perché penso per esempio al diritto di andare a trovare la persona malata, ma penso anche addirittura al diritto di disporre della donazione degli organi dopo che sia morta, penso anche al diritto di subentrare in allocazione, penso al diritto degli alimenti, penso al diritto di non testimoniare in un caso, diciamo, di un processo che lo potrebbe vedere coinvolto, eccetera. C'è tutta una sequenza di diritti. Quindi quasi come avviene nel matrimonio, no? Ma diciamo perché, che sono diritti che rispondono alla logica, come si diceva prima, dell'articolo 2 della Costituzione, e che rispondono quindi a diritti di una unità che è caratterizzata da una profonda solidarietà, un'unione sociale fortemente connotata dal punto di vista della relazione di aiuto mutuo e di reciproco aiuto. E su questo niente in contrario. Ma quando noi parliamo dell'adozione, sia pure di un'adozione speciale, sia pure di un'adozione però che non regolamenta solo l'esistente, ma che ha anche uno sguardo di futuro, noi ci stiamo dimenticando i diritti, i doveri nei confronti dei bambini. Voglio farlo questo esempio perché... Quindi lei non vuole che il bambino... Scusi Campana, non è così. Io ti voglio dire che se tu vuoi avere un bambino cominci da una donna donatrice dell'ovulo, un'altra donna che fa affitta all'utero, una donna che ti fa, diciamo, da balia o quello che sia, un'altra donna che ti fa da babysitter, c'è tutta una... Vabbè, quello ce l'hanno anche le donne normali, le babysitter, glielo dico, perché normali nel senso peggiore del termine, no? Certo, però lei nella sua babysitter... Noi pessime madri abbiamo le babysitter. Fa benissimo ad avercela. Però c'è una garanzia di integrazione forte, quella è la babysitter e quella è la mamma, cioè voglio dire nella mente del bambino le figure femminili si compongono, nel senso che tutto il resto, tutte le altre donne hanno delle funzioni delegate, ma la funzione primaria, quella della relazione interpersonale madre-figlio ce l'ha una persona. Viceversa in questo modo noi abbiamo una totale frantumazione del femminile in una serie di ruoli necessari, diversi e distinti tra di loro che non può che creare una problematica reale nel bambino, che se ne dica, noi abbiamo
volumi di letteratura che è stata prodotta dalla psicologia dell'età evolutiva, dalla psicologia infantile, tutti centrati sulla relazione madre-figlio, sull'importanza, sul determinante che questa relazione ha, che è addirittura più importante di quello che è il patrimonio genetico di un bambino. Quindi questo tanto per avere un'idea. Allora, banalizzare tutto questo, ridurlo semplicemente al diritto-dovere di chi desidera avere un figlio, rispetto al diritto-dovere di chi è un figlio e quindi in qualche modo è portatore di una struttura esistenziale che poi se la dovrà giocare lui per tutta la sua vita, non mi sembra la stessa cosa. Ma la domanda, scusi, anche per capire. Questi bambini nati, quindi, secondo la collega Binetti, che cosa devono... Glielo stavo per fare io, sarebbe il mio ruolo, poi faccio... No, era per capire. Perché è da lì che eravamo partiti, comunque. Quindi questi bambini, secondo lei, che cosa devono... Cioè, devono tornare in orfanotrofio, non devono essere... Campana, scusami, per piacere, per cortesia. Perché la Bindi, quando era ministro della famiglia, li chiuse tutti, quindi non esistono... Non ci sono mezzo una strada. No, voglio dire, c'è una soluzione che in questo momento riguarda i bambini e riguarda le relazioni che si sono stabilite e che giustamente risponde comunque al supremo interesse del bambino. Ma io non voglio formalizzare quella situazione creando un automatismo per cui, per cui certo può senso, succedere capisco, sempre, lei dice, risposta, però io le segnalo che bambino. Succede sempre con le coppie eterosessuali, tant'è che la domanda che l'avevo fatto prima è come la mettiamo con le coppie eterosessuali che ogni giorno vanno in Ucraina, vanno in Tibet a farsi fare allora, i figli? Vediamo, mi permetta di girare la domanda, diciamo allora che in Italia... L'utero in affitto, la maternità surrogata è vietata. Tutti lo dicono, anche la Cirinna recentemente è uscita. È una legge che voi cercate, che qualcuno di voi cerca di smontare ogni giorno, mattina, pomeriggio, notte, smonto, riporto. Quindi la legge in Italia non polemizzate e rispondete. Se la legge in Italia non c'è, qual è il discorso che io posso fare a una coppia che comunque si pone in modo platealmente trasgressivo rispetto a una norma? Se io mantengo questo, se io riesco a puntualizzare quali sono le difficoltà che nascono in questa situazione, posso ottenere che una coppia che vorrebbe ricorrere all'utero in affitto, primo, contraddicendo la legge, ma secondo, anche andando incontro, come dire, a una complessità di situazioni tutt'altro che irrilevanti, però posso ottenere che ci sia una situazione, diciamo, anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, di comprensione del fenomeno, e di comprensione di una complessità che attraversa il tempo. In Francia, ieri stanno tornando indietro, poi c'è tutto un movimento che sta presentando, un movimento... Sì, ma io non ho capito il bambino che fine fa. Il bambino che oggi c'è, è affidato nel supremo interesse del bambino a quella relazione che risulta la relazione più... Quindi resta all'interno della famiglia. Io vorrei evitare che si crei una sorta di bipolarismo tra il sì e il no. Non è questo il tema. Perché che ci debba essere una forma di tutela è pacifico. Quindi non c'è un partito del sì e un partito del no. E Forza Italia in particolare è un partito del sì, ma nel rispetto di determinate regole. E chiarisco quali. Primo, io non sono d'accordo, se tu invochi l'articolo 2 per evitare di vedere l'articolo 29 non funziona. La Costituzione non è uno strumento che tu puoi prendere a compartimenti stagni. Nel momento in cui tu invochi l'articolo 2, nel mio linguaggio, devi tenere presente che c'è l'articolo 29 che ha un suo peso. Cioè non si può, in nome dell'articolo 2, bypassare l'articolo 29. Allora sei tu scusate, parliamo di cose concrete, perché poi non è che a caso tutti ce l'hanno, stanno compulsando la Costituzione. Non si può, in nome della possibilità di unirsi, ignorare che c'è un articolo 29 che chiarisce che la famiglia costituzionale... Benissimo, quindi le cose vanno messe insieme e va tenuto conto, nello scrivere questa legge, dell'articolo 2 e dell'articolo 29. Primo, è già stato modificato. Anche evitando equivoci ed evitando fraintese. Sentite, abbiamo 5 minuti al prossimo spazio pubblicitario. Vogliamo arrivarci a un sarò punto o no? Sarò brevissimo. Secondo punto, io non sono d'accordo con l'autorevole collega Airola nel mettere insieme troppe cose. Cioè dire che alcuni giudici hanno riconosciuto determinati diritti non vuol dire che il legislatore si debba adeguare ai giudici. E ci mancherebbe altro se noi dovessimo scambiare la giurisprudenza con una sorta di
vincolo per il legislatore ad adeguarsi. Vuol dire che tutte le sentenze sarebbero giuste e non ci sarebbe la possibilità poi di rimediare. Terzo, il tema delle adozioni e delle mother surrogate, dell'utero in affitto. Qui attenzione, l'unica cautela che io ti prego di assumere, tu che sei così sensibile sul punto, evitare che si crei uno strumento di sanatoria degli illeciti, una sorta di condono... Ma degli illeciti in Italia, però. No, io dico degli illeciti commessi anche all'estero, diceva bene la nostra conduttrice. Cioè dobbiamo stare attenti che questo strumento non diventi, come se fosse un abuso edilizio o un reato, sanato automaticamente da un tipo di meccanismo. Cioè, ha ragione, io potrei andare in Thailandia o in qualsiasi altro paese, poi torno in Italia e posso sanare la situazione. Negli Stati Uniti questo, non è illecito, non è la Thailandia, negli Stati Uniti. Io mi permetto di prospettare un rischio che noi dobbiamo esorcizzare. Lo dobbiamo evitare, perché non deve essere consentito l'aggiramento del divieto di madri surrogate andando all'estero, portando un bambino che poi io posso riconoscere. Ma a nessuno però, non certo. Solo alle coppie gay, a nessuno. Scusate, il divieto è tassativo, non ha sesso, né ha, come posso dire, eterosessualità, omosessualità. Tende a tutelare, come posso dire, la qualità, un termine sbagliato, della paternità e della maternità. Quindi mi sembra che da questo punto di vista questa legge debba evitare il rischio che ci sia una sanatoria implicita in atteggiamenti illeciti pur commessi all'estero. Io lo dico, poi facciamolo, proviamo il modo, ecco, ragioniamoci. L'invito di Forza Italia, perché lei, come anche avvocato, dice che una via intermedia si trova. Allora la fermo lì. No, la fermo esiste lì. Un precedente. Perfetto, perché invece volevo chiudere con Vinetti, perché era invece rimasto anche la questione della pensione di irreversibilità. Cioè, lei mi ha detto tutta una serie di diritti che per voi vanno assolutamente riconosciuti. Cioè, resta il bonus della pensione di irreversibilità. Perché quella no? E invece l'ospedale sì, l'affitto sì, e tutto il resto. Questo sì, perché all'estero, il concetto stesso di, diciamo tra virgolette, coppia di fatto, è una relazione che si mantiene in un certo senso in una realtà di presente. Finché dura la vita di coppia c'è l'accesso a tutta una serie di opportunità, di relazioni, di integrazione e di sostegno. Quindi lei vede una diversità fra le coppie, cioè lei fa una, cioè secondo lei l'amore che c'è fra una coppia omosessuale è diverso dall'amore che c'è fra una coppia gay. No, non ne faccio una questione di amore, assolutamente, perché ci possono essere delle... Perché una coppia etero è destinata, diciamo, anche ad andare oltre la morte, perché poi di questo stiamo parlando quando parliamo della pensione di reversibilità, dobbiamo essere molto chiari, mentre invece una coppia gay no. Ma anche perché la pensione di reversibilità nasce storicamente come una pensione che veniva riconosciuta alla donna che non aveva un lavoro professionale, rimaneva in casa, si prendeva cura dei propri figli. In questo senso non necessariamente morte... potevano anche non esserci figli, comunque era per le donne, l'ipotesi storica è quella di dire, alla morte del marito, questa donna che in qualche modo ha dedicato la sua vita a farsi carico delle sue esigenze, del marito, dell'esigenza familiare, di che cosa vive? Okay. Vive di una pensione che è di questo tipo. Questa è la ratio storica di questo. Sì, no, tra i diritti e doveri del... Allora, io sostengo che ci sono due aspetti importanti. Scusi, non è più così. Cioè, non è, questi tempi, perché è stato durante Mussolini che è entrata in vigore questa legge qua, sono passati anche per le donne. Cioè, allora, infatti, o si toglie anche per le donne, oppure anche io ancora non riesco a capire perché i gay no. Non è questione perché, non è perché sono gay, attenzione, è per la tipologia dell'unione che non è un matrimonio. Perché non per c'è la possibilità. Allora di mi dice perché per i parlamentari c'è i conviventi. Glielo dico facilmente, non è proprio così, però penso che veramente il collega glielo può spiegare meglio di me, però la ratio che io mi sono data è questa, perché non è una pensione di reversibilità, è una assicurazione che io sottoscrivo nel momento in cui arrivo in Parlamento. È una cosa un po' furbetta. Perché è relativa anche alle coppie di fatto, omoleuxorio. Questa era la domanda. Ma perché il Parlamento... Noi 5 Stelle, per esempio, abbiamo rifiutato, perché non è corretto se un cittadino non ce l'ha. Cioè, perché viene riconosciuto... Parlamentari, si può fare gli altri... Ma perché è un'assicurazione che io sottoscrivo e di cui dico il beneficio di questa assicurazione nel momento in cui viene meno, io vengo meno... Ma anche qui il sì e il no non è una bella posizione. Io penso che è un diritto che va tenuto in considerazione, ma
modulandolo sui costi, sulla quantità. Ma non possono esserci ma. Certo, davanti a un diritto non possono esserci ma. No, un diritto, perché le unioni civili di persone dello stesso sesso non possono essere discriminate solo perché sono gay sul tema che su questa materia. Signore, vi devo fermare perché dobbiamo andare in pubblicità. Non va bene, va modulato a seconda delle esigenze. Allora, dobbiamo andare in pubblicità. Sono arrivate moltissime mail da parte dei nostri ascoltatori che evidentemente sono particolarmente interessati a questo argomento. Dopo la pubblicità ci saranno le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona, poi risponderemo alle mail e avremo modo, speriamo, di chiarire gli ultimi punti. Bene, va bene? Bene. A dopo. Buongiorno, allora eccoci qua, vediamo questa foto che è di questa mattina alle 5. Ieri abbiamo visto arrivare delle nuvole, nel pomeriggio ieri hanno dato qualche temporale isolato, quindi non quella fascia temporalesca fortissima che il giorno prima quelle nuvole avevano dato in Spagna, ma questa mattina, nonostante appunto non ce ne fossero tantissime di queste nuvole, c'era una piccola zona temporalesca fra Liguria e Alta Toscana. A quell'ora non c'è evidentemente la componente del riscaldamento del suolo, quindi è entrata aria un pochino più instabile. Poi circa un'ora dopo, fra le 6 e le 6 e mezza, questi temporali scompaiono un poco, si dissolvono, queste nuvole camminano un poco verso est, guardate alle 10, quindi parliamo di tempi relativamente brevi, si copre un po' il cielo sul Medio Tirreno, qui a Roma è diventato tutto grigio, da allora piove, insomma stanno passando delle nuvole. Non ci sono più i temporali sulla zona che abbiamo visto, c'è una traccia, un primo è una previsione, che sia il primo segno di temporale sulle zone alpine centrali, siamo più o meno in Lombardia. In effetti il modello, vediamo che cosa ci dà o che cosa ci darebbe per la giornata di oggi, vedete le piogge un po' su tutte le regioni del nord, in particolare sulle zone alpine e prealpine, le piccole macchie gialle scendono anche oltre il confine, diciamo, delle Alpi, e quindi qualche fenomeno più intenso nel pomeriggio in questa zona dobbiamo attendercelo. Un po' di nuvole, possibili brevi piogge sulle zone interne nel pomeriggio per quello che riguarda il centro e molto meno per quello che riguarda il sud. Lo sviluppo domani era attesa come la giornata peggiore, probabilmente lo è, perché la fascia è sempre quella settentrionale con un parziale esclusione, diciamo, ma bisogna stare attenti, l'abbiamo detto anche ieri, dell'Emilia Romagna e di parte del Basso Veneto e della Bassa Lombardia, ma qui i fenomeni sembrano piuttosto estesi, quindi tempo molto instabile. Qualche pioggia e qualche nuvola in più al centro, un po' meno ancora al sud. Guardate venerdì, si attenua l'intensità dei fenomeni, ma si estende la zona in cui, diciamo, ci possono essere piogge anche magari deboli, perché arriva anche al sud, prende bene il centro. Al nord sembra che riguardi la parte orientale, che sulle zone di nord-ovest già stia migliorando, però vi faccio dare una sbirciatina all'inizio del fine settimana, perché sabato ancora abbiamo delle piogge deboli sulle zone di nord-ovest, una zona fra Veneto e Romagna in cui c'è la possibilità di qualche temporale in Sardegna, vedete il sud ha la fascia un po' più compatta di nuvole, quindi non è tutto passato, si attenuerà, però insomma ci vorrà almeno la giornata di domenica, insomma è una bella interruzione di questa ripresa dell'estate che c'era stata. Vediamo le temperature massime previste per oggi, in leggera diminuzione al nord e al centro, quindi non più valori altissimi, e continueranno a scendere un poco al nord e al centro, al sud oggi restano più o meno stazionarie e tenderanno invece a salire nei prossimi giorni, quindi al sud avremo ancora molto caldo. La foto di oggi ha alcuni agganci, così intanto siamo a Siniscola, che ne avevamo passata una della penisola del Sinis, come Siniscola non era Siniscola, questa invece Giovanni ce l'ha mandata da Siniscola. In particolare la cosa abbastanza curiosa è che c'è questo cielo stellato e questa nuvola illuminata all'interno dai fulmini, quindi è un temporale che spesso d'estate si forma sul mare, e
e la forma, come vedete, è quella abbastanza minacciosa della bocca di uno squalo. Quindi la foto è veramente, insomma, particolare. Quindi grazie a Giovanni, questa è veramente Siniscola la caletta. Quindi questo l'ha scritto, siamo sicuri. Preciso. Grazie Paolo, sono bellissime queste foto che ci fai vedere. Come vedi, sarà anche alzato il senatore Airola per vedere meglio, perché sono veramente uno spettacolo. Ahimè, un pochino meno le notizie che ci hai dato, la pioggia e tutto il resto, ma insomma prima o poi doveva arrivare. Allora signori, vi dicevo, tante mail. Allora vabbè, in tanti hanno evidenziato questa questione della pensione per i parlamentari, ed era abbastanza inevitabile, perché sì, lei ci ha spiegato, onorevole Binetti, che si tratta di un'assicurazione, però anche sono questo sembra un cavillo, Si sta a parlare di diritti quando poi chi ne parla non rinuncia mai a nessun privilegio. Dopodiché, onorevole Sisto, le fanno presente che nella nostra Costituzione non si parla di marito e moglie, ma di coniugi. E che quindi tutto questo impianto per cui sarebbero uomo e donna non regge, secondo molti nostri ascoltatori. Prendo atto di questa lettura dei nostri ascoltatori, però posso rassicurarli che la nostra Costituzione, basterebbe leggere gli atti dell'Assemblea Costituente, fonda questa norma. Però perché hanno scritto coniugi? Potevano scrivere, no? Forse erano più lungimiranti di noi. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. Basta prendere il codice civile, non solo per la nostra Costituzione. Fa riferimento proprio, diciamo, è un fatto pacifico, su questo non si discute, credo anche il dibattito, non solo parlamentare, ma anche... Ci sono state delle sentenze della Corte istituzionale che invece hanno interpretato questa norma nell'altro verso. Nel senso che non è specificato, mi permetto di dire, per esempio nella Costituzione tedesca invece è specificato. Con molto garbo mi permetto di dissentire da questa notizia. Ma sì, ha già dissentito, Quando dice che la Corte Costituzionale ha detto questo, dice una cosa sbagliata. Quindi io devo intervenire. Voi continuate a dirne da ora, ma io non vi interrompo. Ma non esiste, sì, ma se lo dice una banca, io devo intervenire. Sulla Corte Costituzionale devo intervenire. Quindi diciamo cose comunque vere. Va bene, comunque la questione coniugi, volevo farle notare come in Inghilterra il partito conservatore, proprio per mantenere, diciamo, la famiglia come caposaldo e nucleo, cellula fondante della società, ha approvato i matrimoni gay. Ma io non, guardi. No, nel senso che io ci vedo, allora... Vogliamo differenziare una posizione culturale da una posizione di rispetto delle regole? Cioè, nel nostro paese c'è questa norma. Se noi modifichiamo l'articolo 29 della Costituzione, possiamo anche ritenere una cosa diversa. Aspetta. Cioè, però io dico che... La domanda è, finché c'è questa come norma, dovremmo modificarla, visto che c'è già scritto coniugi, per far capire che non stiamo parlando di uomo e donna, ma di coppia a prescindere? Questo è un tema che certamente non può essere risolto con tutto il rispetto a Coffee Break. Perché già la parola coniugi è abbastanza dico vaga, che no? Dovremmo orientare la norma dell'articolo 29 ad un impianto diverso. Io credo che da questo punto di vista la riforma della Costituzione l'abbiamo in qualche maniera già avviata con grande rapidità su tanti temi. Questo è un tema però, e vorrei essere chiaro, che coinvolge profili giuridici, ma anche profili etico-morali. Certo. Qui tutti i partiti, almeno Forza Italia, da anche Libertà di Voto, anche il Nuovo Centrodestra, credo, cioè ogni parlamentare, ai sensi dell'articolo 69, mai, come in questi casi, manifesta la sua libertà. Io dico che se noi dobbiamo fare delle leggi, non ci sono diritti superiori o migliori di altri. Tutti i diritti vanno adeguati alle regole della Costituzione. Allora, fatemi leggere. A quelli economici, a quelli sulla iniziativa privata. Quindi ogni diritto deve tener conto della scatola in cui la Costituzione dipinge il nostro ordinamento. Fatemi leggere quest'altra domanda che credo sia importante. Sui diritti civili, ci scrive questo ascoltatore, nessun dubbio, sulle adozioni resta un problema di fondo. Avere un figlio è un diritto? Ricordando che l'adozione di orfani, soprattutto all'estero, è un affare, mentre in Italia è un dramma burocratico. Gli omosessuali sanno che la loro scelta sessuale non permette di avere figli, quindi il figlio che si vuole non è un diritto ma un regalo, scritto fra virgolette,
che si vuole indipendentemente dal futuro del bambino. Vuole replicare? Ma guardate, sinceramente il problema qua è che questi bambini esistono. Cioè io ho l'etica della responsabilità, da legislatore mi obbliga, e non solo, ripeto, anche sentenze di giudici, a prendere atto che esistono dei nuclei familiari che in qualche modo hanno dei diritti, no, riconosciuti, anche se poi stiamo ancora a parlare di pensione, stiamo ancora a parlare di diritti che non hanno neanche i cittadini e di Costituzione che non viene neanche rispettata nelle sue forme basilari. La pensione, parlavamo di pensione, ma la pensione la prenderemo. Allora, questi signori, adesso facciamo passare sta legge. Il governo non cadrà, perché nessuno di NCD ha intenzione di mollare la poltrona, è un propaganda, e occupiamoci dei bisogni del paese veramente. Noi abbiamo parlato di tantissime cose, matrimonio, non matrimonio. Intanto affrontiamo questa legge. Oggi in commissione, invece di fare ostruzionismo, NCD, visto che ha anche ottenuto parecchie cose da Renzi, sarebbe ora che si dedicasse al bene del paese, non quello degli affari personali, personalistici, clientelari del partito. Arrivo. A occuparci dei veri bisogni del paese. Ma andiamo avanti questa legge che andava fatta almeno 20 anni fa. Dice così, andiamo avanti. Fa, e poi ci occupiamo di tutte le famiglie italiane, che sono 14 milioni eterosessuali, omosessuali. Perché sono italiani. Campana e poi Binetti per chiudere. Per rispondere, così rispondiamo ogni tanto anche a chi ci fa le domande, se è un diritto o no. Noi continuiamo a pensare che il tema dell'adozione speciale prevista in questa proposta di legge sia per concedere un diritto alla coppia. Noi stiamo difendendo il diritto del minore, e il diritto del minore è quello di avere la continuità affettiva. Sia che le coppie siano un'unione di un omosessuale, sia che sia un'unione eterosessuale, magari anche non sposato, come avviene ormai molto... Okay. È terrorismo, diciamo, dire qualcosa. Davvero, c'è un precedente, lo dicevo prima in pubblicità, lo voglio ricordare. Quando nella legge 40 si vietava espressamente la fecondazione eterologa in Italia, proprio per accettare la continuità affettiva del bambino, si diceva in una norma: laddove ci sono pratiche che all'estero sono consentite, anche perché non è che possiamo fare una rogatoria internazionale contro Obama, contro il Canada, contro... Va bene. Quindi laddove sono consentite in altri paesi, quindi non è reato in altri paesi, nel momento in cui questi bambini arrivano in Italia, devono essere riconosciuti. Quindi noi mettiamo al centro non il diritto della coppia ad avere un bambino, ma il diritto del minore ad avere la continuità affettiva. Che è quello e che l'altra fanno cosa tribunali. È, l'altra che cosa è, non vogliamo... Minori. Lo dico perché io penso che il giorno dopo che questa proposta di legge diventi legge in questo paese, il Partito Democratico non può che andare verso il matrimonio. Detto questo, è una discussione che si farà da qui ai prossimi anni, così come è successo in tutti gli altri paesi. La Germania, cui è il modello a cui noi ci riferiamo, ha fatto le unioni civili. La Merkel, dal 2001 ad oggi, dice che forse oggi dovremmo discutere di un'altra cosa. Ma non si è trasformato in matrimonio. Oggi noi non stiamo parlando di matrimonio, stiamo parlando di unione civile, ancorata all'articolo 2. Okay, ho l'ultimo minuto, vorrei che l'onorevole Binetti potesse chiudere. Vorrei dire che la difesa di questi valori non va assolutamente riportata a una difesa delle poltrone. Rimando al mittente la gratuità dell'insulto fatto dal collega di 5 Stelle, primo. Secondo, per noi questi sono valori che abbiamo sempre difeso in qualunque punto del Parlamento stessimo, con qualunque tipo di governo e in qualunque tipo di situazione. Perché sono valori in cui... Perché avete passato la destra, la prego. È veramente di una sgradevolezza strutturale. Veramente da rispedire al mittente. Quello che voglio dire è che il supremo interesse del bambino, però, non è soltanto il bambino che oggi c'è. Il supremo interesse del bambino è anche pensare all'interesse del bambino che ci sarà, per il quale una situazione di questo tipo non è corrispondente al rispetto dei suoi diritti. Perché, insisto, il diritto strutturale di un bambino è quello di avere un padre e una madre, ma è un diritto calato, non è un astratto, la natura, di avere una famiglia. È la sua certo, però la sua famiglia, ma veramente sgradevole il dibattito. Io non potete dire più niente, ha sempre fatto grandi battaglie ideologiche e personali,
fondate sui principi. Quindi voler sminuire, come quella di Rubi. Voler sminuire il suo, signori, io voler sminuire la Andrea, sua qualità, per piacere intervieni. Devo suonare il gong? Suona il gong, sì. Ci provo. E del resto queste sono questioni sulla pelle. Delle... Sì, su, guarda. Signore, signori. Andrea Pancani sta aspettando per poterci dire quali saranno invece i temi. Il tema delle unioni civili, questi temi insomma sono motivo di forti contrapposizioni, lo sappiamo, ce ne siamo occupati anche noi, insomma spesso all'area d'estate, torniamo invece a parlare di immigrazione, ma i TIR stanno diventando i nuovi barconi, siamo andati a sentire il proprietario dell'azienda per cui lavora l'autista italiano fermato qualche giorno fa in Inghilterra dalla polizia inglese, all'interno del TIR che guidava c'erano oltre 20 migranti, poi il risultato è strano a questa vicenda. Poi siamo tornati a Lampedusa, avamposto, no? Italiano ed europeo, a proposito di chi arriva dal mare con questi viaggi, insomma, della disperazione. Poi parleremo di lavoro e di crescita, insomma si può essere un po' più ottimisti dopo i dati di ieri, ci occuperemo di pensioni, ma anche di Roma molto, si avvicina l'apertura dei cantieri per il Giubileo e poi siamo andati, diciamo, nel territorio dei Casamonica per vedere cosa domani si dice, soprattutto alla vigilia della manifestazione di domani contro la criminalità organizzata lì vicino alla parrocchia Don Bosco, no? Dove sono stati celebrati i funerali show. Vi dico soltanto la formazione Castaneo, sì. Borgonzoni, Cantone, Rotta, Cobianchi, Rizzo, Angeli, Esposito e Brugnaro. A tra pochissimo. Grazie mille. Lei ci va, onorevole Campana, domani a quella manifestazione? Certo. Nessun imbarazzo. Una manifestazione a sostegno della legalità non può creare imbarazzo. Va bene, grazie mille, ci dobbiamo fermare qui, grazie per essere stati con grazie noi. A voi. Domani alle 9:40 e qualche cosa siamo di nuovo in onda. A domani.